5 anni fa a Mosul, in Afghanistan, un drone sorvola un villaggio mentre un uomo corre lungo una strada richiamando l'attenzione dei talebani. L'uomo avverte un membro più anziano che stanno arrivando gli americani mentre gli altri seppelliscono un ordigno esplosivo improvvisato. Arrivano le truppe americane e iniziano a esplorare la zona mentre la città diventa deserta. Pretty Boy, il caposquadra, trova un uomo che sta preparando una bomba, così lo circondano. Jake ordina all'uomo di lasciar cadere l'arma minacciandolo di sparargli. Ma l'uomo non li ascolta e prende un'arma, costringendo le truppe a sparargli. Poco dopo il colonnello Tom Mason, il loro ufficiale in comando, gli chiede della situazione alla radio. Jake lo informa che c'è un informatore morto dove è stato messo un AIT piazzato. Così chiede il permesso di disarmarlo, ma Mason si oppone. Ma sceglie di farlo comunque e disarma con successo la bomba. Subito dopo la seconda bomba esplode, uccidendo tutti tranne Jake. I talebani li tendono in imboscata e sparano in tutte le direzioni. Jake si alza e corre via mentre Mason lo copre. Poi va ad aiutarlo. Quando raggiunge Mason, un nemico gli va dietro, ma Mason gli salva la vita. Al giorno d'oggi il soldato è un civile ansioso. Jake viene reintegrato in America, ma lotta con i ricordi della guerra. Cerca di vivere una vita normale, lavorando presso l'officina di Earl a Riverside, in California. Quel giorno Jake torna a casa e passa del tempo con la sua famiglia. La moglie, Ashton, poi gli mostra una pila di bollette e lui le assicura che se la caveranno, come hanno sempre fatto. Il giorno successivo Jake va a lavorare e vede dei gangster messicani a cui Earl deve dei soldi. Presto si trasforma in una lotta quando Fresh, il capo della banda, ordina ai suoi uomini di picchiarlo. Jake li attacca, ma prima che possa prendere di mira Fresh lo minaccia con una pistola. Fresh gli dice che si rivedranno prima di andarsene. Dopo l'incidente Jake affronta Earl sul pericolo in cui si è cacciato. Jake è preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, ma Earl gli assicura che proteggerà il loro quartiere a tutti i costi. Quella notte la tragedia colpisce Jake quando arriva Fresh e gli dice che è tempo di vendicarsi. In preda al panico corre in casa e vede che la sua famiglia è morta. Poco dopo arriva la polizia e cerca di parlare con Jake, ma perde i sensi mentre corre alla sua macchina e cerca Fresh. Poco dopo vede l'auto di Fresh parcheggiata fuori da un club e ha intenzione di catturarlo per vendicare la sua famiglia. Senza rimorsi spara alla banda e quando sa per uccidere Fresh lui gli spiega che non ha altra scelta che farlo, ma le sue parole non scuotono la determinazione di Jake che lo uccide all'istante. 5 mesi dopo Jake sta scontando una pena in prigione per il suo crimine. Mason si offre di aiutarlo ma insiste che deve stare in prigione dopo quello che ha fatto. Mason cerca di confortarlo ma Jake spiega che le ha uccise senza rimorso e che lo farebbe ancora se fosse necessario. Poi dice a Mason di non tornare mai più. Successivamente riceve un visitatore inaspettato, Ramsey, che gestisce una task force privata, ma Jake lo congeda subito. Quella notte degli uomini mascherati invadono la sua cella e lo rapiscono. Poco dopo scopre che è stato Ramsey con i suoi uomini. Gli dice che lo sta osservando da molto tempo e gli chiede se vuole marcire in prigione o vivere una nuova vita unendosi alla sua unità. Dopo un'attenta riflessione, Jake decide di vivere di nuovo come un eroe lavorando sotto un'agenzia governativa segreta chiamata Sezione 8. A Washington DC, Ramsey gli presenta alias Ajax, Brunner, Mueller e lo informa su quello che fanno. Jake prende segretamente una penna da una scrivania prima di essere portato in un'altra stanza. Ramsey inoltre gli dice che è stato dichiarato morto e gli verrà data una nuova identità. Quando Ramsey se ne va, la squadra lo sottopone al processo di iniziazione. L'Ajax inizia a provocarlo fomentando una rissa. Jake reagisce e quasi si trafigge l'occhio con la penna. Un ricordo della sua famiglia affiora improvvisamente nella sua mente, facendolo calmare. Presto Jake viene invitato alla sua prima missione con Mueller. Lo informa del suo obiettivo, Alejandro Castillo, un appaltatore della difesa che è anche un commerciante di armi al mercato nero. Gli dice che deve recuperare un file schematico ed eliminare Leandro prima che li venda ai russi. Arrivati in Messico, trovano Castillo in un magazzino, dove incontra Johnny, un negoziante russo, per fare lo scambio. Mentre parlano, Jake si intrufola nel posto e fa fuori una guardia. Il loro rumore attira la loro attenzione, mettendoli l'uno contro l'altro. Il loro malinteso si trasforma in una sparatoria e Jack ne approfitta, uccidendo tutti i sopravvissuti. Poi abbatte Castillo, prende i file e se ne va, risparmiando 2 donne innocenti. Al ritorno alla base, Ramsey lo rimprovera per aver compromesso l'integrità della missione lasciando dei sopravvissuti. Così lo minaccia di rimandare in prigione se non obbedisce. Jake viene mandato via e Mueller valuta la sua prestazione. Lei lo loda, ma Ramsey non è soddisfatto. Il giorno successivo, Loki si infiltra in un hotel per eliminare un bersaglio che conosce Ramsey. L'uomo cerca di corromperlo, ma non lo convince. Così viene ucciso. Mentre esce, le guardie lo inseguono. Ma riesce a scappare con un'auto rubata. Nel frattempo, Jake si trasferisce in una nuova casa. Trova una foto di quando era in Afghanistan, che gli ricorda una conversazione con Mason. Jake si sente in colpa per averlo ferito, ma Mason, in modo saggio, allevia il suo senso di colpa. Più tardi, Mueller trova Jake in un pub e parlano davanti a un drink. Poi le chiede di Ramsey, ma lei dice che non sa nulla. Poi le chiede la sua storia. Lei gli dice che era nell'esercito, ma è stata rimproverata perché ha preso a pugni il suo comandante. Non molto tempo dopo, Ramsey li informa della loro nuova missione. L'obiettivo è un senatore di stato, Jim Graham. Devono recuperare delle informazioni digitali da un caso sensibile ed eliminare il bersaglio. Incarica Mueller di recuperare i file, mentre Jake è di guardia e il resto è per i rinforzi. Successivamente arrivano in California attraversati da paesaggisti. Mueller abbatte le guardie nella stanza, ma allarma la sicurezza, compromettendo la missione. A questo punto
punto Jack insegue Graham mentre Mueller si occupa dei file. Jack alla fine mette l'angolo Graham, ma esita quando sa che ha una famiglia. Purtroppo l'Ajax li raggiunge ed uccide Graham. Quella notte Jack è colpito dalle parole di Graham e non può fare a meno di ricordare sua moglie. A causa della sua esitazione, ora è un bersaglio della sezione 8. Degli uomini mascherati invadono la sua casa per dargli la caccia, ma riesce a scappare. Poi va da Mason e parlano della sezione 8. Mason chiarisce che se sta scappando da loro è in guai seri. Così Jake gli chiede aiuto per scappare. Al ritorno a Riverside, Jake scopre dal migliore amico di suo figlio che prima dell'omicidio della sua famiglia, Fresh è stato visto con persone in giacca e cravatta. Ma prima che possa avere altre informazioni, Loki lo uccide. Jake riesce a scappare mentre Loki spara a chiunque, comprese le autorità. Loki chiama Ramsey e le dice che ha perso Jake. Ma Ramsey lo provoca, sfidando a trovare Jake. Quel giorno l'unità della sezione 8 trova Jake nel negozio di Urla. Jake combatte per la sua vita contro Elias e Brunner e li abbatte con successo. Ma l'Ajax è un avversario forte, infatti Jake viene quasi accoltellato. Ma arriva Mueller che uccide Ajax. Dopo la rissa, Erla dà a Jake le chiavi di un'auto e gli dice di andarsene prima che arrivi la polizia. In macchina Mueller e Jake discutono sul fatto di non fidarsi l'uno dell'altro. Poi chiede dove Ramsey per farla finita una volta per tutte. Vanno nel Montana, dove Ramsey dovrebbe incontrare alcuni membri del congresso. I due cercano di intrufolarsi, ma Jake viene messo fuori combattimento. Alla fine si sveglia legato a una sedia con Ramsey davanti a lui e Mueller accanto. Ramsey gli dice che era tutta una trappola e che le hanno preparato una sorpresa. La porta poi si apre e entra Tom nella stanza. Jake è confuso dalla sua apparizione, ma le sue domande trovano una risposta quando rivelano che sono responsabili dell'uccisione della sua famiglia. Il motivo è perché vedevano la sua famiglia come uno spreco del suo talento. Dopo aver dato i soldi a Ramsey, Tom si scusa mentre Mueller controlla i soldi. Poi torna di soppiatto nella stanza e libera Jake. Gli dice che è stato incaricato di abbattere la sezione 8. L'allarme poi scatta, allertando gli uomini di Ramsey. Nonostante sia un'inferiorità numerica, li abbattono. Una volta messo l'angolo a Ramsey, Jake gli dice che vuole vederlo morto. Mentre Mueller si avvicina per sparare a Jake, Tom si prende una pallottola per lui e muore. Ramsey poi scappa mentre Mueller abbatte Jake. Jake poco dopo riesce ad ucciderla. Poi insegue Ramsey che si schianta contro un'auto. Jake si avvicina e Ramsey ferito lo insulta per aver esitato. Prima che possa finire di parlare, Jake gli spara. Jake poi incontra l'avvocato Savoy che gli offre un lavoro e una tabula rasa. Gli dice anche che Tom ha lavorato per loro, ma Jake rifiuta l'offerta dicendo che non ha più niente per cui combattere. Savoy capisce ma gli offre comunque la sua carta. Jake poi torna a casa dove Loki lo aspetta. Intende finire il lavoro anche senza Ramsey, così lottano. Loki inizialmente ha il sopravvento, ma Jake alla fine prende la pistola e lo uccide. Jake poi invia un messaggio vocale a Irla, ringraziandolo per avergli salvato la vita proprio come suo padre. Jake infine sale su un autobus, dove chiama Savoy che lo accoglie nella sezione 9. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.